Grazie Presidente. Illustri colleghi e rappresentanti del Governo, io ho avuto un momento di perplessità e mi sono rivolta ad alcuni colleghi più esperti di me e anche al Governo per chiedere se la legge europea di cui stiamo parlando e che stiamo approvando in questa giornata è la legge europea di un'Europa immaginaria, che ho sentito descrivere in quest'Aula da più interventi, o se invece è la legge europea 2018 che doveva sanare le procedure di infrazione, le 74 procedure di infrazione aperte dall'Unione Europea nei confronti del nostro Paese. E infatti di questo si tratta e non di altro. Non c'è la procedura di infrazione per l'eccesso di deficit, non c'è la procedura di infrazione perché i ministri non vanno in Europa, c'erano 74 procedure di infrazione accumulate dai precedenti governi negli anni precedenti al 2018 che in questa legge europea dovevano essere sanate. Quindi tutto ciò che io ho ascoltato in quest'Aula oggi nelle dichiarazioni di voto ma anche negli interventi, noi abbiamo l'obbligo di ascriverlo e di spedirlo direttamente a chi ha governato negli anni precedenti e ha alimentato 74 procedure di infrazione contro il nostro Paese. E perché infatti con l'approvazione di questa legge europea, che io penso senza tanta altra retorica possiamo rapidamente approvare, visto che siamo alla terza lettura e noi dovremmo oggi solo occuparci delle parti che la Camera ha ritenuto di modificare e che noi oggi approviamo finalmente, definitivamente, l'approvazione della legge europea 2018 ci consentirà di scendere da 74 procedure di infrazione a 52, perché nel frattempo molte sono venute meno e non stiamo qua a spiegare perché e per come l'Europa apre procedure di infrazione, poi le chiude a seconda di alcune determinate procedure che mette in atto e che ci hanno visto evidentemente assolti dalle procedure di infrazione. È un po' come quando la commissaria alla libera concorrenza ha stabilito che il caso delle nostre banche italiane era un caso da procedura di infrazione e che infatti gli aiuti di Stato, che ben usati da molti altri paesi, l'Italia non li poteva usare. La Corte di Giustizia europea ha fatto giustizia anche di questo. Meno male che non ce la siamo trovata tra queste procedure di infrazione. Invece quelle che ci siamo trovati tra le procedure di infrazione abbiamo provato a rimediarlo, a rimediare questo dato, per cui in questa legge europea che tocca, come sapete bene, come abbiamo già avuto modo di vedere nelle altre precedenti letture, le materie toccate sono tantissime, come il riconoscimento delle qualifiche professionali, le professioni degli agenti d'affari, le rivendite di tabacchi, le transazioni commerciali, l'uso dei termini cuoio, l'arresto europeo, gli esaminatori per quanto concerne le patenti di guida, i diritti aeroportuali, il trasporto di beni in franchigia, le emissioni di gas serra, le fabbricazioni dei medicinali, le apparecchiature elettriche, badate bene, addirittura gli sfalci e le potature dei gelsomini sui nostri terrazzi. Questi sono gli argomenti che stavano dentro questa legge europea. Una legge europea sia nella fase ascendente che nella fase discendente, come è stato già ricordato, che si occupa di un sacco di cose tranne che delle emergenze dell'Europa. Perché le emergenze dell'Europa, lo ha ricordato bene prima chi mi ha preceduto, vede che quelle politiche per determinate emergenze, come per esempio le ondate migratorie che si sono riversate tutte nel nostro Paese perché gli altri Paesi dell'Unione Europea hanno chiuso le frontiere, quelle emergenze non sono mai state all'attenzione cara dell'Unione Europea, lasciando al nostro Paese di dover affrontare e risolvere di volta in volta questo tipo di tragedia. E le politiche migratorie sono uno degli esempi, forse il più importante, certo quello che a noi sta più a cuore, perché
Ogni volta che si muove qualcosa sullo scacchiere del Mediterraneo, noi sappiamo che gira gira, chi paga il prezzo siamo noi italiani. E allora va bene lo stesso, anche se fa parte dell'Unione Europea, la Francia, quando manda i suoi militari ad addestrare i mercenari del generale Haftar, perché questo conduce a un colpo di Stato che, come ci ha ricordato l'unica autorità riconosciuta dalle Nazioni Unite e da tutti gli organismi internazionali, udite udite, riverserà nel nostro paese probabilmente 800.000 profughi, quelli che chiamiamo profughi. E noi a questo però rispondiamo che finché non se ne occupa l'Europa, l'Italia se ne occupa per la parte che lo riguarda e va ricordato a tutti che questa volta non finirà come coi governi precedenti. Noi non faremo ciò che hanno fatto i governi precedenti, scaricando sulle periferie del nostro paese una tragedia umana di proporzioni bibliche che nessun paese può sopportare, meno che meno il nostro. Ma vede, signora Presidente, l'Unione Europea è incapace di rispondere alle necessità dei propri cittadini, l'abbiamo già vista, e non occorre scomodare il sovranismo richiamato da più parti. Sarebbe sufficiente che l'Unione Europea applicasse quel principio della sussidiarietà che è fondante dell'Unione Europea per consentire agli Stati di risolvere le questioni che gli Stati o le autorità locali possono affrontare e invece dedicarsi alle grandi questioni. Invece qui accade il contrario. Ecco perché in questa legge europea, collega Ginetti, io non ho visto i colleghi che lei ha descritto prima. Io ho visto molti colleghi in commissione invece occuparsi anche delle piccole sfumature, ad esempio della parificazione dei titoli tra gli studenti italiani e gli studenti di altri paesi dell'Unione Europea, per cui nell'andare a svolgere una professione in Italia come in un altro paese, il nostro titolo di studio vale tanto quanto quello degli altri, e questo è pacifico, ma che prove abilitative surrettizie della formazione, che invece i nostri ragazzi italiani devono assolutamente poter produrre, questo non ci andava bene, e ne abbiamo discusso a lungo, così come abbiamo discusso sempre in questa legge europea di come invece fosse quanto mai giusto che una convenzione come quella di Marrakesh, che tutela le persone non vedenti, venisse recepita quanto prima da tutti gli Stati, compreso il nostro. Ma vede, noi abbiamo potuto fare un grande lavoro sulle questioni che questa legge europea ci ha consegnato, e lo abbiamo fatto con l'obiettivo di risolverle quelle infrazioni. Bene, alla fine di questo dibattito e alla fine di queste dichiarazioni di voto, io posso dire con grande serenità, non so se possono farlo anche altri, che noi questo lavoro lo abbiamo fatto con diligenza e con grande onestà, nella difesa degli interessi dell'Unione Europea, senza calpestare gli interessi degli italiani. Questo ci conforta, questo ci fa dichiarare il nostro voto favorevole, ma soprattutto il fatto che, invece che riempirci la bocca delle procedure di infrazioni, noi le infrazioni da 74 le abbiamo portate a 52. Beh, più bravi di così era impossibile. Grazie.